Quante volte avete perso un file per sbaglio oppure perché Windows fa i suoi scherzi? È possibile rimediarli? Questi file vengono completamente eliminati o c'è una possibilità di recupero? C'è la possibilità di recupero, perché come vi ho spiegato in un mio vecchio video, se il file in questione non è stato sovrascritto da qualche altro file, allora è ancora salvabile. Questo accade poiché il file eliminato non viene cancellato per davvero, ma piuttosto il sistema operativo marca lo spazio occupato da quel file come sovrascrivibile, in maniera tale da poter riutilizzare lo spazio occupato da quel file al fine di poter memorizzare altri file, perdonatemi la ripetizione di parole. Power Data Recovery, un programma della MiniTool, permette di recuperare con facilità ogni tipo di file, che sia un documento Word, un film, una canzone e tutto quello che supporta il sistema operativo. Perciò andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto faccio una prova. Ho messo una USB nel PC con dentro un mio video, elimino il file e successivamente provo col software a recuperarlo. Scaricate il programma dal sito ufficiale che lascio in descrizione, avviate il setup, pesa pochi megabyte, scegliete se fare un'installazione standard o personalizzata, lasciate la spunta sul contratto di licenza e successivamente vi verrà mostrato un avviso importante. Se si desidera recuperare file nella memoria del PC, è sconsigliato installare il programma sull'hard disk stesso, quindi toccherà installarlo su un'altra periferica di memorizzazione. Altrimenti, nel mio caso, visto che devo recuperare un file nella pennina USB, posso far installare in automatico il programma sulla memoria del PC. Attendete l'operazione e al completamento verrete in automatico indirizzati sulla pagina di complimenti per aver installato il software. Qui potete notare le differenti versioni acquistabili con le relative funzionalità. Nella schermata principale avrete la lista delle periferiche di memorizzazione installate e collegate al PC. Potete inoltre aprire un file RSS se in precedenza avete fatto una scansione, in maniera tale da andare immediatamente a recuperare il file. Se questo pannello vi risulta confusionario, potete navigare attraverso queste altre finestre dove la memoria viene suddivisa per tipologia, da quella come supporto rimovibile, SD, USB, hard disk esterni, all'unità installata fisicamente nel computer, fino ad una periferica CD-DVD. Quello che mi interessa per effettuare la dimostrazione di recupero è la seconda finestra, supporti rimovibili, dove è presente la pennina USB. Selezioniamola e avviamo la scansione tramite l'apposito bottone. Ci vorrà diverso tempo, dipende molto dalla capienza complessiva della memoria, dalla vita di quest'ultima, ovvero quante volte è stata usata e quanti file ci sono passati sopra, e come vedete il programma ci restituisce diverse informazioni come i file trovati, i tipi di file che possiamo riscontrare, la dimensione totale con il conteggio dei file trovati. A destra c'è un'anteprima in maniera da poter riconoscere il file da recuperare con i suoi dati informativi. Al termine dell'analisi ecco i file che possono essere recuperati, separati attraverso la loro tipologia, PDF, audio, video. Ecco, a noi interessa quest'ultimo. Se non sappiamo con certezza che il file sia proprio quello che cercavamo, installando un componente aggiuntivo è possibile vederne un'anteprima. Cliccando sulla voce ripristina, presente nella tendina, il gioco è fatto. Andiamo a verificare e perfetto, file recuperato con successo. Bene, per questo argomento è tutto. Vi invito a leggere la descrizione nel caso vogliate ulteriori informazioni, come la lista delle estensioni recuperabili,
Sono presenti anche dei links che rimandano al sito ufficiale per lo scaricamento, alla cronologia delle versioni ed altre recensioni presenti online. Se vi possono interessare altri programmi targati in MinyTool, qui vi lascio due mie recensioni riguardo Partisan Wizard, utile per la gestione di dischi e partizioni, e Shade of Maker per la creazione di backup. Noi ci vediamo ad un prossimo video.